Ragazzi, sono a Buonconvento e partecipo domani alla Nova Eroica e per questa partecipazione devo assolutamente ringraziare ITAS che mi ha permesso appunto di partecipare. Ma perché ci fa partecipare? Perché in questa occasione lanciano un'assicurazione proprio per gli sportivi. Vi lascio tutti i dettagli in descrizione. Dateci un'occhiata perché l'importanza di essere assicurati mentre fate attività è fondamentale e questa è interessante perché la potete sottoscrivere con un click veramente in qualsiasi momento. Ora andiamo in albergo e domani Nova Eroica. Andiamo. Ragazzi, abbiamo il pacco gara. Abbiamo il pacco gara. La maglia. Questo è il pantalone. Questo è il numero. Io parto col 1192. Con tutta la sua attrezzatura, eccolo qua, caschetto che poi lo apriamo dopo. Poi dentro abbiamo una borraccia, cappellino e maglietta. Questo è il mio pacco gara, un po' diverso dal solito perché normalmente sulla Nova Eroica il pacco gara è leggermente diverso. Questa è la traccia nel giro, quindi si parte a Buonconvento, il verde è il corto, il blu è il medio e il marrone è il lungo. Ora vediamo come si mette, ma io vorrei fare sinceramente il corto e poi andare sul lungo, fare un magheggio, ma come sapete io sono il re dei magheggi, non mi interessa la classifica, quindi posso un po' fare quello che mi piace. Guardate un po' il posto. E qua ci siamo noi partecipanti. Ragazzi, mattina della gara con due dei miei compagni di avventura. Eccoli qua. Ci andiamo a ingrigliare adesso. Forse riusciamo a ingrigliarci, forse. Quello anche squadrone della morte qua. Oh, ma cos'è? C'è anche chi scatta avanti già. Spettacolo davvero, ragazzi, guardate. Ciao Michael! Ciao! Che rischio! Penso di essere l'unico a aver girato per il corto. Comunque il bello di questa manifestazione è che non c'è quell'ansia da gran fondo, qui si va proprio per divertirsi, bellissimo. Ciao. Primo ristoro, primo. Ragazzi, cosa ve lo dico a fare? Madonna! Che posti! Spettacolo! Sentite le cicale? Madonna, che rumore! Senti. Visto perché si chiamano strade bianche.
Eccolo, i cartelli sono così. Questo ti rileva per il cronometro. Ho fatto un casino epocale. Le Santa Maria lì, quella salita lì, era esattamente quel pezzo che ho tagliato io. Quindi in pratica ho fatto un magheggio per far Santa Maria e non la faccio. Un'ottima scusa per tornarci un altro anno. Ho fatto questo pezzo a sud di Siena che è veramente spettacolare. Veramente, ragazzi. Bello. Adesso sto veramente aspettando l'ultimo rifornimento perché c'è una temperatura qua. Sì, ho fatto casino. Ne sono consapevole. Perché ho fatto il corto per fare il lungo. Ah, prendo l'acqua. Percorso giù di qua, no? Arrivato. 101 per 1657, laggiù c'è l'arrivo vero e proprio, ma chiaramente non ci passo perché non avendo fatto il giro completo o corretto, ecco, non voglio che mi mettano magari per sbaglio in classifica anomala e quindi adesso mi fermo e mi giro e via. Andiamo un po' a cambiarci, va, che sono finito veramente. Ragazzi, scusatemi la pettinatura post casco, come al solito devastante. Questo evento è appena concluso, appunto, 101 km per 1650 metri di dislivello. Ho fatto la media a modo mio perché appunto ne ho tolto un pezzo e ne ho aggiunto un altro. Cose da fare se vi piace. Ringrazio davvero Itas per avermi dato questa opportunità. Questa gara non sarei mai venuto a farla da solo perché comunque è un po' fuori dalle mie abitudini e 100 km di gravel, oh, io l'ho patita, cosa volete che vi dica, sono veramente impegnative. Poi ieri Mirko appunto mi ha tirato il collo, 60 km di nuovo fatti al caldissimo, comunque sia ieri che oggi, però alla fine ci siamo divertiti, avete visto che posti incredibili. Qui, a differenza della Liguria dove le salite sono molto diverse da qua, o del Trentino dove le salite sono lunghissime, qui è un continuo, scendi 200 metri, sali 200 metri, scendi, mortale, è veramente devastante, però paesaggio veramente incredibile. Da buon convento è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, ciao, alla prossima!